Amici di TV Gargano, ben trovati ad una nuova puntata di Tutto un altro calcio. Siamo giunti ormai nelle puntate finali della nostra trasmissione che ci ha accompagnato durante tutto l'anno nel percorrere e nel vivere le vicende calcistiche del calcio di Capitanata. La puntata di oggi ci soffermeremo sulla grande stagione del Monte Sant'Angelo nel campionato di promozione. Lo facciamo con due amici della nostra web TV. Alla mia destra il giocatore e capitano del Monte Sant'Angelo, Antonio Scarano. Buonasera Antonio. Buonasera, buonasera a tutti. E alla mia sinistra una new entry della nostra trasmissione, un altro atleta bianconero, Matteo Lauriola. Buonasera Matteo. Buonasera, buonasera. E grazie anche a te per aver accettato il nostro invito. Come detto, iniziamo a parlare del Monte Sant'Angelo, questo Monte Sant'Angelo che quest'anno ha veramente stregato tutti, se così possiamo dire, nel campionato di promozione pugliese. Un Monte Sant'Angelo che ieri ha chiuso la stagione al terzo posto. Ricordiamo che il Monte è una matricola di questo campionato di promozione, essendo stata promossa l'anno scorso dal campionato di prima categoria. Antonio, parto con te. Si è chiusa una stagione che vi vedrà impegnati nei playoff. Siete stati la matricola terribile di questo campionato. Sì, è stato un campionato duro, lunghissimo, 18 squadre, quindi nemmeno sosta a Natale, avevo giocato quasi sempre. E io non avevo dubbi, infatti quando venni l'ultima volta qui a inizio stagione, certo. A inizio stagione dissi che comunque la squadra per me poteva fare i playoff. Siamo qui a parlare di terzo posto, un punto dalla seconda, quindi la stagione è andata più che positiva. Ecco Matteo, in cuor tuo ti aspettavi una stagione così prorompente dal punto di vista dei risultati? Ricordiamo che siete una neopromossa, ma siete stati l'autentica rivelazione. Guarda, io a inizio campionato dicevo ad Antonio, ci salveremo, non lo so come siamo partiti, però poi Antonio con la sua esperienza ha fatto capire, beh, guarda, siamo una squadra fortissima, possiamo arrivare tra i primi tre. Guarda, siamo qua, è stato proprio... Sei rimasto un po' scettico alle tue parole. Sì, perché non ero esperto, ero alle prime acque, lui mi dice, guarda, siamo forti. E adesso siamo qui a combattere il terzo posto, facciamo i playoff. Speriamo bene. E speriamo veramente bene. Intanto prego la regia di collegarsi con il tecnico del Monte, Celestino Rigucci, col quale ci collegheremo telefonicamente. Il mister non è potuto essere qui di persona. Antonio, ieri una vittoria nell'ultima di campionato contro il Corato, una vittoria che purtroppo non vi ha dato la possibilità di accedere al secondo posto, in quanto l'Altamura ha vinto la sua gara ed è rimasto secondo, costringendovi al terzo posto. Ora andate a questi playoff con il Cellammare, la semifinale, poi l'eventuale finale tra Sporting Altamura e Corato. Tra questo lotto tra Corato, facendo già gli scongiuri per la partita con il Cellammare, tra Corato e Altamura, tu chi vorresti incontrare nell'eventuale finale? Beh, sicuramente il nostro campionato, io l'ho detto anche ai miei amici, per noi è già vinto. Poi incontreremo, certo, giocare in casa è sempre più bello. Cioè... Ricordiamo quest'anno il pubblico di Monte ha risposto alla grande. Quindi adesso giochiamo questa partita col Cellammare, abbiamo due risultati su tre e cerchiamo di passare in finale. Poi l'eventuale finale sarà comunque una festa.
Ecco Antonio, comunque le avete incontrate in campionato queste squadre, chi è che ti ha dato l'impressione di essere la squadra più quadrata, quella che vi potrebbe mettere più in difficoltà? Beh, indubbiamente tra tutte e quattro la più quadrata è l'Altamura, perché c'è gente di categoria, gente esperta, e tatticamente sono quasi perfetti. Infatti in casa ci giocavamo il secondo posto e abbiamo avuto pochissime occasioni, non abbiamo sfruttate, abbiamo pareggiato 0-0, quindi abbiamo giocato lì il secondo posto. E secondo me l'Altamura è la squadra da battere, diciamo. Per Antonio Scarano e l'Altamura la squadra da battere, vediamo cosa ne pensa mister Celestino Ricucci in collegamento telefonico con noi. Buonasera mister e bentornato qui a TV Gargano. Buonasera Antonio e grazie a voi. E grazie come sempre a te per la tua disponibilità. Mister, allora, si è chiuso questo campionato, dicevamo prima, con Antonio Scarano e Matteo Lauriola qui nei nostri studi. In cuor tuo tu sapevi di avere una armata, l'hai detto più volte, ce la giocheremo con tutti. Chiuso il campionato, sei soddisfatto di questo terzo posto del tuo monte? Beh, diciamo, per come è andato il campionato, penso che la classifica rispecchi i veri valori del campionato, perché l'Altamura alla fine è stata la squadra che ha, diciamo, impensierito il bitonto per la vittoria del primo posto, e quindi anche è giusto che arrivasse seconda. Certo. Il campionato che abbiamo fatto è stato straordinario, sicuramente. È stato un po', diciamo, come definirlo, quelle tre partite da recuperare non ti davano mai... non ti davano, diciamo, l'effettivo valore della classifica, perché noi con tre partite ci ritrovavamo sempre fuori dai, certo, dai playoff. Quindi è stato un po' strano, però alla fine, dopo che abbiamo recuperato, ci eravamo dentro alla grande. Ripeto, campionato straordinario, nessuno se l'aspettava. Devo fare i complimenti a tutti i miei ragazzi, a chi ha giocato di più ma anche a chi ha giocato di meno, perché proprio ieri, per esempio, Francesco Simone, che ha trovato poco spazio quest'anno, ieri comunque ha fatto un gol decisivo, quel 3-1 che, diciamo, ha scacciato via tutte le paure di perdere il terzo posto. Certo. Ecco mister, non si sa ancora quando giocherete semifinali e finali, dovrebbe essere domenica prossima, però ancora non c'è la certezza. Come vi preparerete alla semifinale col Cellammare, e soprattutto in cuor tuo speri di vincere questi playoff? Innanzitutto speriamo che si giochi fra due domeniche, perché ci abbiamo Lizza e Gemma che non stanno tanto bene, quindi una settimana in più farebbe bene, certo. Comodo. Poi la sfida col Cellammare ci stuzzica, perché è l'unica squadra di quelle di testa che non siamo riusciti a raccogliere quanto forse ci aspettavamo, certo, perché all'andata ci hanno pareggiato al 98esimo e a Cellammare abbiamo subito, dopo un quarto d'ora, di gol espulsione, una partita, diciamo, che è stata falsata. Quindi vogliamo una rivincita sportiva proprio col Cellammare. Sinceramente, tra quelle diciamo che fanno parte della griglia playoff, è quella più alla portata, ma non sarà assolutamente facile per una squadra sborbutica, perché lottano su ogni pallone, però per il modo di giocare che abbiamo noi, ecco perché era fondamentale giocare in casa, perché partire in contropiede contro il Cellammare possiamo sfruttare le nostre caratteristiche, perché in caso contrario andare a fare una partita a Cellammare, loro che si chiudono, è la miglior difesa, i numeri poi parlano pure chiaro, certo. Quindi sarebbe stato difficilissimo. Sarà una sfida stuzzicante, perché si affronteranno il miglior attacco e la miglior difesa, e spero che veramente il comunale di Monte Sant'Angelo si possa riempire. Era un sogno, diciamo, che avevo dallo scorso anno, però purtroppo la semifinale e la finale, arrivando quarti, l'abbiamo disputata fuori casa. Ecco mister, non ci sbilanciamo in pronostici, dico solo che ricordo porterai comunque di questa grande stagione a Monte Sant'Angelo. Ricordiamo che tra le mura amiche del comunale siete stati una fortezza pressoché inespugnabile, anche il bitonto che ha ammazzato tra virgolette il campionato ci ha rimesso le penne a Monte Sant'Angelo, avete vinto con un secco 3-0, è stata comunque una stagione da incorniciare a prescindere dal risultato che poi verrà fuori dai playoff.
Sicuramente, io quello che ricordo sono le 3 sconfitte consecutive che facemmo inizio campionato. In quel periodo tutti ci davano addosso, tutti c'erano contro, si scriveva di tutto e di più. E invece cioè, sono stato tranquillo, calmo, devo ringraziare la società che mi ha non mi ha mai fatto pesare quelle 3 sconfitte. E diciamo che alla fine nel calcio parla sempre il campo e questo risultato lo dedico a chi, a quelle persone che ci hanno remato contro e che durante l'anno qualcuno ci ha remato contro. Quindi alla fine il campo ci ha dato ragione e quest'anno abbiamo ragione noi. E noi naturalmente, mister, siamo d'accordo con le tue parole, non dare mai giudizi affrettati sul lavoro di un allenatore, lo abbiamo visto con te, lo abbiamo visto a Vieste, dove nonostante le 4 sconfitte consecutive Massimo Olivieri ha condotto in porto una grande stagione a Vieste, quindi è bene. Ma sì, scusa Antonio, ti interrompo. Certo. Cioè, quando una società fa una scelta, no? Non può dopo 3-5 giornate rinnegarla. Assolutamente. Secondo me una società le deve ponderare. Bisogna dare a un allenatore, anche giocatori, di esprimersi. Certo. Perché capita anche i giocatori che le prime giornate non hanno annunciato, le prime 5-6 giornate ha fatto 1-2 gol, mi certo. sembra. Ora è a quota 19. È arrivato a 19, quindi bisogna lasciare il tempo alla squadra di amalgamarsi. E mai diciamo trarre giudizi affrettati, certo. Però il dono, io dico sempre che l'equilibrio, una persona che ha equilibrio è un dono, quindi chi dà giudizi affrettati non ha questo dono. Certo, e noi sappiamo, mister, con quanta professionalità e abnegazione hai seguito questo campionato a Monte Sant'Angelo. Mister, è inutile ribadirti il mio in bocca al lupo per questi playoff. Naturalmente, in caso di esito positivo, abbiamo fatto una scommessa, ti aspetto qui nei miei studi, mi raccomando. Sì, Antonio, però prima di venire tu a Monte, che ancora non ti vedo. Certo. va bene, mister. Va bene. Per noi è stato un piacere, mister, come sempre. In bocca al lupo per i playoff. A presto. Credi, Antonio. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie a mister Celestino Rigucci. Ecco, Matteo, mister diceva di un Monte Sant'Angelo che comunque la società ha ribadito la fiducia sia a lui sia al parco giocatori. Dopo delle sconfitte consecutive molte società traggono giudizi affrettati, esonero allenatore, cambiano mezza squadra, poi non è quella la soluzione da adottare. Ecco, come siete usciti da quel momento? So che mister, oltre a essere un grande uomo, è un grande lavoratore. Come vi siete trovati con lui in questa stagione faticosa? Il mister è stato molto bravo a non perdere la calma con i giocatori, cioè, ha preso delle decisioni, però è stato molto, molto, molto in gamba. Certo, le sconfitte sono state un po' dure, certo, da digerire. Però poi con le vittorie, grazie alle vittorie, l'abbiamo subito dimenticato con le 3 sconfitte. Ecco, Antonio, anche tu, mister Celestino Rigucci ha dato grande dimostrazione alla piazza, è un grande lavoratore che non lascia nulla al caso. Sì, certo, i risultati parlano chiaro, ma oltre a parlare di tattica, di tecnica, di quant'altro, certo. Queste categorie, la differenza fa anche il rapporto umano. Il rapporto umano. E devo dire che il mister e tutti noi, cioè i componenti della squadra, società, stiamo benissimo insieme e forse anche questa è stata la spinta in più che ci ha fatto arrivare fin dove siamo arrivati. Ecco Antonio, dal tuo punto di vista, oltre a i vari l'annunziata, tu stesso, Diego Quitadamo, ci sono giocatori per esempio come Matteo che forse non si fanno notare molto, però giocano un grande ruolo nella formazione bianconera, tanto lavoro sporco, tanta corsa, tanto fiato per portare a casa un risultato importante. Sì, è vero, forse in alcune circostanze viene in risalto più l'autore del, certo, gol, oppure il bomber certo, la giocata, però va dato merito a questi ragazzi che, oltre ad aver trascinato la squadra, ricordiamo, la terza categoria fin qua, e sono qui ancora a giocare, a correre e fare la differenza in silenzio, è qualcosa di eccezionale. Secondo me i meriti sono più i loro che i nostri, che diciamo
tra virgolette, siamo arrivati quest'anno. E... certo. Comunque resta da ribadire il fatto che la squadra di Monte Sant'Angelo ha una grossa impronta montanara, se così possiamo definirla. Voi due siete di Monte Sant'Angelo, tantissimi ragazzi che giocano sono di Monte, i vari Francesco Simone, lo stesso Biagio Gentile che è infortunato, Diego Quitadamo, a parte qualche foggiano, diciamo così, che ha portato mister Ricucci, senza tralasciare Cesar, che ha dato un grande apporto quest'anno nonostante il grave infortunio. Ecco Matteo, per voi di Monte Sant'Angelo che ha significato lottare ogni domenica per la squadra della vostra città? Diciamo, lottiamo per la squadra di Monte Sant'Angelo è una cosa molto importante. La domenica quando entri in campo senti sempre quella partita come più degli altri. Certo. Sei molto teso, specialmente quando sono le partite più importanti. È un grande onore. Ecco, Antonio, a tuo avviso anche il pubblico di Monte Sant'Angelo ha svolto un ruolo essenziale in questa vostra cavalcata? La città vi è stata vicina? Sì, sì, è stata vicino, anche se credo possa fare molto di più. Io ero ragazzino quando il Monte disputava il campionato d'eccellenza, andavo a vedere le partite e ti dico che stavano per tre volte le persone che, certo, che ci sono adesso. Magari anche la città era più popolata, però sicuramente può fare di più. Non sto a dire, però... magari in eccellenza più gente, sì, potrebbe tornare allo stadio. Certamente, certamente. Ecco Antonio, in caso di, facciamo gli scongiuri, di ritorno in eccellenza, potresti ritrovare quell'Atletico Vieste la cui maglia hai indossato per tantissimi anni con onore. Ecco, la settimana scorsa sono stati ospiti qui i tuoi amici, i nostri amici Rocco e Paolo Augelli, li hai seguiti durante questo campionato, se vuoi dirgli qualcosa, hai fatto il tifo per il Vieste? Certo, certo, ho sempre fatto il tifo per il Vieste. E ho seguito loro, ho seguito la squadra, li ho seguiti anche nella puntata scorsa. Certo. E no, va un grandissimo in bocca al lupo, cioè, hanno fatto qualcosa di eccezionale. Poi Rocco, capocannoniere, quindi cioè, la ti aspettavi tutto. Rocco capocannoniere di questo campionato? Ma sì, sono già diversi anni che comunque ci va vicino, quindi è stata la giusta consacrazione, diciamo. Sì, così è proprio così. E, ma voglio fare anche un voglio fare anche dei complimenti a Paolo, che è stato sfortunato quest'anno. Certo. Sappiamo che ha giocato poco per a causa dell'infortunio. Grave infortunio, certo. Però il gran gol nell'ultima giornata magari l'ha ripagato quello che ha preso durante l'anno. Di tutti i sacrifici. Oltre a Vieste, Antonio, ricordo che tu fino a qualche stagione fa hai vestito anche la maglia dell'AC San Giovanni Rotondo nel campionato di promozione. Anni anche quelli molto belli, molto... vissuti qui nella città di San Pio. Ora la C San Giovanni sta per retrocedere mestamente nel campionato di seconda categoria. Una tua opinione su questa situazione del calcio a San Giovanni? Hai seguito le nostre puntate, tanti problemi senza campo sportivo, società praticamente assente, come si può ripartire? A me dispiace tantissimo perché avevamo fatto qualcosa di grande qui a San Giovanni, avevamo portato tanta gente, avevamo portato la promozione, e vedere le condizioni in cui naviga fa male, fa male. Cioè, cosa dire, io spero che al più presto gli imprenditori, gente di San Giovanni comunque prendano a cuore la situazione e riescono a dare a questa città il giusto riconoscimento, perché secondo me San Giovanni non è nemmeno da promozione, ma può andare molto più in alto. E questo è il messaggio di Antonio Scarano, che speriamo, oltre a tutti gli altri messaggi che hanno lanciato i tanti ex che sono venuti qui ospiti nei nostri studi, speriamo che qualcuno raccolga. Siamo quasi in conclusione di questa puntata. Matteo, con che spirito affronterete questi playoff? Come sempre, lottando e correndo per 90 minuti? Guarda, faremo... sono... diciamo delle finali proprio, quelle finali proprio da combattere, da combattimento. Spero che arriviamo in finale e vinciamo anche la finale. E speriamo poi di festeggiare qui in studio la promozione. Antonio, cosa ti senti di dire alla vigilia di questi playoff? Darete tutto come sempre? Sì, daremo tutto. Intanto
dobbiamo stare tranquilli e lavorare durante la settimana. Poi domenica, cioè, non c'è bisogno nemmeno di parlare, perché gli stimoli in queste partite vengono da soli. Quindi facciamo l'appello alla popolazione di Monte. Certamente. Tutti al campo. Tutti al campo, vi aspettiamo in tanti. E anche naturalmente il resto degli amici garganici da San Giovanni, certo. Vengono numerosi amici, si muoveranno, anch'io mi muoverò, quindi speriamo che tutto vada per il meglio. Per il bene del calcio foggiano. E per il bene del calcio foggiano, che ricordiamo l'anno prossimo il campionato di eccellenza potrebbe avere questo derby tra Monte Sant'Angelo e Vieste, che sarebbe veramente una bellissima vetrina per tutto il calcio garganico e di Capitanata. Bene, noi siamo giunti in conclusione di questa nostra bellissima puntata. Io ringrazio di vero cuore gli amici di Monte che comunque ci hanno seguito durante tutta la stagione. Noi continueremo a seguirli nella loro cavalcata playoff, sperando di averli qui magari fra 3 settimane per festeggiare la promozione in eccellenza. Io ringrazio di vero cuore Antonio Scarano. Grazie Antonio. Grazie a te. Speriamo di vederci presto. E speriamo di vederci presto. Questa è una promessa da parte mia. Grazie anche Matteo Lauriola, in bocca al lupo. Grazie a te, credi. E anche a voi amici di TV Gargano, l'appuntamento con tutto un altro calcio è per la settimana prossima.